posizionano a fondo campo, pronti per il calcio d'inizio, che ricorda un po' come nella pallavolo qui da noi. Per il momento non si è fatto male nessuno. Non ho capito come nella palla nuoto. Vabbè, anche, ma adesso è contro. Abbiamo tutto, fatto il giro di boa, comunque la quinta partita di giornata, sì. Dai. C'è un caldo impressionante. C'è caldo, ci sono le zanzare tra poco. Via. Poco, si sta per partire. Sempre l'arbitro è quello di prima. Il signor Jurkic. La chat è piena di red lock, Sì. Tanta tifoseria, mi piace questa cosa. Quando è che apriamo la curva? Intanto l'unica squadra che ha la pagina Instagram. Intanto sembrerebbe lasciare il pallone a Golden State, una scelta un po' strana quella dei Red Lock, ma che sta prendendo sempre più piede nelle ultime volte che abbiamo visto il calcio d'inizio. Va bene, 0-0 ed è una partita già da dentro fuori per i Golden State di Sandro Sabatini e Penguin, perché in caso di sconfitta, mi viene da dire, dicono addio alla competizione, no? Quasi, perlomeno. Beh, dipende cosa capita poi nell'altra sfida del girone. È tra stata la chiamata una calcio. Carta. È stata chiamata una carta. Attenzione, subito. Ci colleghiamo con Andre. Vai, Omi. Rigore presidenziale? Rigore presidenziale di Penguin, dei Golden State. E allora il Penguin subito protagonista in questo match. Qua non è neanche passato un minuto. E già c'è lo shootout per il Penguin. Se il Penguin riuscirà veramente a fare centro. Mi piace però questa mossa di Sabatini, che vuole portarsi subito davanti, o almeno ci prova. Questa non me l'aspettavo da parte di Sandro. L'unico presidente che mi sembra avere delle scarpe bene o male quasi idonee a calciare un pallone. Poi ovviamente un po' strana la posizione, è anche un po' pittoresca, ma guardate come si allaccia le scarpe, incredibile. Se le allaccia, ecco. Allora io farei, a quanto è dato secondo voi che il Penguin sbaglia? Facciamo piccola, vediamo. No, io non dico niente. Vediamo il Penguin, secondo me sbaglia. Facciamo una scommessa su gol. Secondo me lo mette dentro. Io dico che sbaglia. Io dico che lo mette, dai. Parte il fischio dell'arbitro, parte Penguin che c'ha il pallone lunghissimo. Il Penguin! Vabbè, palla di poco a lato, accarezza il palo e va sul fondo. Che poi l'idea c'era, perché non ha aspettato troppo. No, è vero, è vero. Ha tirato quasi subito. Problema no, io sono andato troppo lungo, sì. E allora lo riaspettiamo qui in cabina di telecronaca. Mi hanno chiamato anche a me? Attenzione però, altra carta Andre, che non ti sentiamo. Omi non lo sentiamo comunque. Che carta è, scusate? La carta rigore presidenziale, anche lui. Altro rigore, carta presidenziale. Rigore presidenziale, mi piacciono questi allenatori. È la prima volta che si sono utilizzate le carte nella prima frazione di gioco, vero Pancio? Sì, tra l'altro c'è Matteo che sta litigando con un ragazzo qua di fianco. Sì, ma non mettergli le mani addosso. Per le scarpe, vuole che gli ceda le scarpe. Vediamo se nella borsa di Sespo magari c'è una scarpina. Adesso il gioco lo facciamo col Penguin. Secondo te, io prima ho scommesso sul tuo no gol. Era facile, guardava 1-0-1. Esatto. Adesso ti chiedo, sul Marseo l'hai visto lo shootout che ha tirato? Però tu l'hai calciato bene, cioè non hai aspettato troppo, non hai avuto paura. Edo prima è rimasto col colpo in canna. Ora spacca. Che poi lo shootout del Masseo ha creato un precedente, ovvero che adesso deve esserci per forza il portiere avversario e non un giocatore qualsiasi, perché ricordiamo che prima ha affrontato un difensore. Questa è veramente poca fiducia nel tuo portiere. Vediamo. Ricordo che il portiere di Penguin, per chi se l'è perso, ha questa skill che lui riesce a parare la palla, però poi la butta in porta da solo. E allora vediamo. Vediamo il Masseo intanto che va contro DC System, parte il Masseo! E ce l'aveva quasi fatta! Però è anche il motivo perché li abbiamo messi i presidenti. Tra l'altro. Ovvio, no? No, leggo in chat, allora ve lo dicevo, insomma, noi mi avremmo dato un altro ruolo, no? Andiamo a rivedere il replay, perché dalla nostra postazione non abbiamo visto in maniera perfetta. E ci mette una pezza qua DC System, anche però stavolta. Vedi che gli va sempre dietro il pallone, eh? Lui ce l'ha sempre quel colpo lì, Si ricomincia quindi il calcio giocato, se così possiamo chiamarlo, sul rettangolo di gioco con Gilbert Nanà. Poi subito il numero 10 Khalil, che prova a organizzare una sortita offensiva dei suoi. Ma Abe è forte lì, eh. Abe là in mezzo, veramente decisivo nella partita precedente, una diga vera e propria. E i Red Locks.
vogliono assolutamente continuare così. L'eclettico Albertocchi prova ad andare dentro, colpisce però Basilico, anzi scusate, Spera, scusate. All'Aki, Però è stato molto meglio di quello di prima, meno guai tirato. Provato a fargli il tunnellino, va le gambe aperte. È lo shootout tirato meglio fino a questo momento. Sì, dai presidenti sì. Però hai tirato anche il peggiore. Sì, ho fatto anche il più schifoso. Allora, pronti via, no, non scherza. È facile. Attenzione, prova a sgasare sulla destra ancora Mohamed. Poi però viene chiuso. E guardate Abe, con che padronanza riesce a gestire questo pallone, a conquistare un calcio di punizione fondamentale per respirare per i suoi Red Locks. Ancora Albertocchi, Alex, così chiamato in spogliatoio. Beh, Alex Diamala mi è piaciuto molto. Sì, è molto, che... molto solido, eclettico. Sì, però a me piace più perché mi sembra dirigere. Lui sta lì, non rompe i coglioni. Attenzione, ancora però, la possibilità del destro! E questa volta, DC System, Diego Contò, l'igienista dentale. Però ci mette... troppo leggero. Sale Citterio, prova Bangala che fa una giocata sensazionale. Zaccarino dentro l'area di calcio di rigore. Calcio di rigore, mi sono mangiato mille parole soltanto per dire che sarà il primo vero calcio di rigore. Primo vero shootout. Assegnato da un arbitro, sì. Cioè. E quindi... Mai rigore questo. Il Penguin chiede il VAR, vediamo. Quanto è quotato il Sandro rigore, Sabatino, Sabatini. Dacci la quota del rigore, Penguin. Non parlo. Non so, Omi, stanno chiamando la VAR. Omi, succede qualcosa? Non sentiamo Omi. Piccole scaramucce, niente di che. Ricordati che c'è la maschera. Guardate, bagno, se succede qualcosa mi vedete con i popcorn in mano. Eccoci qua. E allora è Bangal colui che è stato scelto dai Red Lock per fare questo shootout. Si partirà dal cerchio di centrocampo. Vediamo il replay. Vediamo il replay, Zacchino dentro l'area di rigore. Allora un po' in ritardo. Lo tocca. Un po' involontario, però comunque interviene in maniera decisiva sul numero 10 dei Red Lock, che poteva andare a botta sicura. Eccolo. Fa vedere il quadricipite Bangal e si presenta così. Attenzione, Bangal, mette a sedere, Bangal! Mamma mia, che giocatore! Che giocatore è! Che giocatore! Faisal, con la 5! Bangal! L'ha umiliato ancora una volta. Li ha messi tutti a sedere, il ragazzo del Mozambico. Ha qualcosa in più degli altri, sempre un pezzettino in più. Già l'altra volta li aveva umiliati mettendone a sedere due, ora ne aveva solo uno, l'ha umiliato. Mamma mia! Ex calciatore, ha vinto lo scudetto Beretti con l'Atalanta ed è veramente un fuori categoria per questa manifestazione. Due volte. Torniamo in diretta perché ci sono i Golden State che devono provare con Cali, poi Mattia Spera. E attenzione perché se con questa vittoria i Red Lock sarebbero qualificati matematicamente con 6 punti in due partite. Non lo fare, Pancio. No, fare. Io ricordo che sono alla tua destra. Pazzo proprio. Sì, è vero, no? Mesut Özil ha lasciato. Non andava alle partite per giocare ai videogiochi. Ma non era anche Mbappé? Sì, però ce ne sono tanti. È andata un po' meglio. No, anche Dembélé. Attenzione, però! Momo? La possibilità! Salta il portiere! Il destro! Lille! 1-1! Attenzione, amici! Non si è capito, credo un'uscita sbagliata da parte del portiere. Adesso ce l'andiamo a vedere. Momo si è inserito in un errore, poi la palla in mezzo, anche altruismo da parte di Momo. 1-1, 12 sul cronometro. Posso dire, comunque giocata intelligente. Occhio a Bangal che la prova. Occhio a Bangal. Giocata molto intelligente, perché lì devi anche rimanere lucido in un momento difficile per i Golden State. Momo ha dimostrato di poter essere un uomo squadra, così regala. Penguin, per favore, devi avere il coraggio di ridirla, adesso che siamo tutti zitti. Vai. Un Momo squadra. Perfetto. Non è successo. Il Basseo sta piangendo, comunque è 1-1 al dodicesimo, mancano due minuti al dado, quindi Omi preparati, sappiamo che comunque a bordo campo fai tutto tranne che guardare la partita. E questa è una conclusione interessante da parte dei Golden State che si sono un po' sbloccati grazie anche alla giocata di Momo. Ci siamo svegliati. Beh, diciamo che hanno iniziato a giocare. Bangal poi, colpo di tacco per Zacchino, ma grande chiusura qua di Andrea Alloro.
non ci sono note su Andrea Loro, l'aggiungo io, grande tackle. Zacchino comunque riesce a uscire da delle situazioni che tecnicamente forse il più completo. Sì, poi diciamo che comunque nell'avvicinamento a questa Got League è stato molto chiacchierato Zacchino, quindi è osservato speciale dalle squadre avversarie. TikToker brasiliano fortissimo, fortissimo. Io ero partito molto prevenuto e chiedo scusa a Dedo. Issam Zacchi. Ah, è vero. Batte velocemente, poi ancora brasiliano? Ave. Brasilianino? Svizzero? Di dov'è? Zacchino. Io penso che sia marocchino. Vabbè, però Zacchino mi sapeva. Ah, attenzione, Bangal può scaricare il destro. Mamma mia. Esce di pochissimo. Grande tiro da parte di Bangal. L'ha chiusa troppo. Era un tiro perfetto perché il portiere praticamente non l'ha vista partire. 13:55, un minuto al dado per rimischiare un po' le carte in questo match. Sempre 1-1. No, poi io mi aspettavo una partita veramente in mano ai Redlock, invece no. Invece i Golden State stanno dimostrando di poterci stare in questa Got League. Poi però Bangal fa un altro sport e prova a partire centralmente. Serve Zacchino di suola. Ancora il pallone dentro di G-System. Stavolta miracolo, grande parata. Grande reazione di Diego Contò, igienista dentale, che fa così. Ma che tutte le volte lo devi ricordare. È l'unica nota che ho. Dentale. C'è neanche fosse cavaliere al lavoro, che uno dice, vabbè, la flexiamo. E allora... 20 secondi al dado, signori. Cambiamo le note allora per domani. Sempre 1-1. Dopo, quando facciamo l'intervista, chiediamo a Dario. Dopo intervistato speciale Diego Contò, a prescindere. Vediamo Abe, prova ad intendersi con Bangal. Stavolta in mezzo a tre. Ma 5 secondi arriva il fischio. Arriva il fischio e quindi dado. Omi, a te la linea. Eccolo qua. Andrea Chimi, che ancora una volta, con la forza di chi non ci ha mai smesso di credere, pugno sul petto. Cosa vorresti, presidente? Io sognerei un uno contro uno. Io 3 contro 3. Pronto a lanciare il dado. Io 1 contro 1. Vediamo Bangal. Se lo lancia all'indietro e in avanti. Attenzione, un nuovo lancio. Anche un po'. Due. E pesca Johnny. Andrea Chimi. Qualcosa di incredibile. Durissima così. E adesso, ragazzi, durissima. Può cambiare tutto ancora una volta. 2 contro 2 con il portiere. Vado da Edo al volo. Edo, chi vorresti vedere? Sicuramente Bangal e Abe. I due. Avrei detto uguale. I due giocatori che sono un po' spiccati di più nei Red Lock, mentre Penguin. Mattia Spera e Momo. Ah, Gilberto. Mattia Spera, no? Un po' per il cognome anche. Gilberto, no? No. Ah, è freddo così? No. No, qua c'è da. Poi qua è anche interessante capire se tengono il portiere. Allora, Massioli azzeccati. Così, non ci sono stati dubbi, sono già in campo lì. Così, Bangal e Ape. Numero 6 e numero 5. Io no, perché volevo mutare per non tossire e poi invece ho sbagliato il tasto. No, io ti dico la verità, io Zacchino sai che forse... Però ci serve qualcuno che torni in difesa. Dici anche un po'. Ricordiamo che comunque ancora i cambi sono volanti, quindi certo, non è detto che poi per i prossimi 3 minuti vedremo questi... Infatti, Zacchi. Allora,